Buongiorno Laura Retrari, allora, tanti anni, una vita diciamo in vasca, adesso sei passata a bordo vasca, raccontaci un pochino questa tua nuova esperienza che è iniziata da poco insomma. Sì, diciamo che sono stata catapultata da un mondo all'altro perché mi si è presentata questa occasione che ho voluto cogliere subito. È stato particolare all'inizio perché non sapevo nemmeno dove iniziare ed è vero che un atleta bravino non è detto che poi sia un bravo tecnico. E una cosa che però ho sicuro è una passione disumana per questo mondo, per questo sport, e mi viene facile trasmettere queste cose ai giovani, quindi in realtà non vedevo l'ora di trasmettere qualcosa ai giovani, quindi sono contenta. E i tuoi ragazzi qua come stanno andando? Dici un pochino, dai. Allora, per tante è la prima volta che venivano agli assoluti, quindi è una novità e io volevo che venissero qua semplicemente per fare esperienza. Tante sono andate bene, una un po' meno, però fa parte del gioco, nel senso l'obiettivo erano i criteri, non erano di certo gli assoluti e puntiamo sicuramente a quest'estate, non adesso. Quindi è tutta esperienza, è importante che siano serene, che siano sorridenti, che captino tutto quello che riescono e lo mettino nello zaino. Dicevamo, per un atleta che ha nuotato tanto tempo o che ha fatto uno sport per tanto tempo, c'è sempre un pochino la fatica di smettere e di passare ad altro. Tu non sei passata proprio ad altro perché sei sempre nel mondo, però comunque è vediamo anche negli altri sport, non solo nel nuoto, che è un passaggio da fare è particolare, insomma. Allora, è particolare, ma in realtà se ti senti realizzato e in pace con te stesso, con tutto quello che hai fatto... Io l'ho vissuta benissimo. L'ultimo anno della mia carriera ho fatto tutto quello che mi sentivo, come volevo, come desideravo e come volevo chiudere io il capitolo. Quindi in realtà non mi è pesato. Ovvio, la lacrimuccia c'è stata perché sono stati 30 anni in acqua, 20 anni a un certo livello. Però ti ripeto, la vita poi cambia, ci si riadatta, ci si riformula, si cambia ruolo e mi piace da matti quello che sto facendo. Un'ultima cosa, te la chiedo sulla nazionale di adesso, tu sei stata tanti anni in nazionale, le ragazze di adesso come le vedi, il settore anche della velocità del quale tu hai fatto parte, come lo vedi? Lo vedo bene, li vedo molto uniti, in realtà trovo che ci siano tanti giovani che stiano venendo su e che prendono sicuramente i più grandi da esempio e da sprono, e credo sia una nazionale che non si veda da anni. In questi ultimi anni abbiamo dimostrato che l'Italia è uno dei paesi più forti al mondo, quindi è un onore sicuramente per i giovani entrare a farne parte e iniziare a rappresentare l'Italia, quindi li vedo bene, li vedo motivati, li vedo che hanno fame di arrivare ed è bello. Bene, grazie mille, allora noi ti auguriamo in bocca al lupo e buon lavoro per il tuo nuovo lavoro e a presto. Grazie, ciao.